E diciamo, il movimento si chiama Movimento Agende Rosse, ispirato alla, all'agenda rossa di Paolo Borsellino, un'agenda che è scomparsa il giorno della, dell'esplosione, il giorno dell'attentato, che è una storia particolare, perché si suppone che contenesse molti segreti, molti misteri sulle inchieste che Paolo Borsellino faceva all'epoca, in particolare appunti, annotazioni che riguardavano sia la morte di Giovanni Falcone, che era avvenuta il 23 maggio dello stesso anno, sia la presunta trattativa, l'ipotesi che Borsellino faceva sulla presunta trattativa tra i carabinieri del ROS e i bosnia Cosa Nostra. La scomparsa dell'agenda rossa in qualche modo è un simbolo dei tanti misteri che ruotano attorno a, alla strage di Via D'Amelio e che si fa veramente fatica a raccontare tutti quanti. È notizia di oggi che tale Vincenzo Scarantino ha scritto una lettera a Rita Borsellino, la sorella di Paolo Borsellino, dicendo sostanzialmente di aver mentito in tutte le dichiarazioni fatte sulla strage di Via D'Amelio. Si potrebbe parlare di tanti altri misteri di quel processo, tutti gli spunti investigativi che puntavano in direzioni diverse da quelle indicate da Scarantino, che sono state trascurate per anni e che adesso faticosamente si sta cercando di recuperare. Alcune procure, quelle procuratori che stanno indagando. Cosa c'è dietro allora a questo mistero? Forse appunto quello che si dice è una trattativa fra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. Tant'è vero che per l'appunto Borsellino è stato l'ultimo magistrato ucciso dalla mafia, dopo non ce n'è stato forse più bisogno, e si è creato una sorta di convivenza fra le organizzazioni criminali e le istituzioni, la politica, pezzi dello Stato. Ora, come si lega questo al tema di questa sera? Stasera si parla di 'ndrangheta per l'appunto, perché tra tutte le organizzazioni criminali forse l''ndrangheta calabrese è quella che meglio di ogni altro ha saputo approfittare di questo stato di cose, di questa incapacità, di questa volontà dello Stato di accettare, di convivere con la criminalità e di creare un sistema di potere nel quale poteri criminali, massoneria deviata, istituzioni e politica colludono per creare uno stato di cose che in qualche modo soffoca la società e consente alle organizzazioni criminali di perseguire i loro affari. Allora appunto, l''ndrangheta meglio di ogni altro forse è riuscito in questa impresa ed è considerata oggi forse l'organizzazione criminale una delle più forti, potenti, pericolose, ricche del mondo, con una ramificazione planetaria. L''ndrangheta è presente in tutti e cinque i continenti, ha il monopolio, si ritiene abbia il monopolio europeo del traffico di cocaina. I dati della Direzione Nazionale Antimafia dicono che nel 2009 avrebbe un giro d'affari di 44 miliardi di euro, che si presume sia una sottostima. Miliardi di euro, un flusso di denaro che peraltro però non viene nemmeno reinvestito in Calabria, perché la Calabria continua a essere una terra poverissima, perché l''ndrangheta ha questo grande fiume di denaro, ma lo investe in Germania, in Olanda, in Sud America, in Africa. La Calabria continua a essere una terra povera, dove la gente, i cittadini sono in qualche modo obbligati a scegliere se emigrare per rimanere uomini liberi, oppure rimanere in Calabria e vivere da sudditi dell''ndrangheta. Perché questa è la realtà calabrese di cui ci parleranno i nostri ospiti questa sera, in particolare Francesco Saverio Alessio, che ha scritto insieme ad Emiliano Morrone, che aspettiamo questa sera, un libro che si intitola La società sparente, proprio perché il titolo sta proprio a significare questo: la società calabrese, così come la intendiamo, così come dovrebbe essere, non esiste più, e la Calabria in qualche modo è una terra governata completamente dalle 'ndrine. E in particolare mi piacerebbe citarvi una frase scritta nel suo ultimo libro da Nicola Gratteri, che è procuratore aggiunto a Reggio Calabria della Direzione Distrettuale Antimafia, che dice: esistono paesi in Calabria
dove la 'ndrangheta controlla anche il respiro, il battito cardiaco degli abitanti. Il controllo del territorio da parte della 'ndrangheta è totale, asfissiante. Ecco, di questo cercheremo di parlare appunto questa sera. Ne parleremo con Francesco Saverio Alessio, che è un artista, diventato scrittore e giornalista, autore di questo libro insieme a Morrone, La società sparente, che racconta la scomparsa della società, ma dopo la scomparsa della società è scomparso anche il libro, perché dopo poche settimane è uscito dalle librerie e nessuno l'ha più trovato. E dopo che è scomparso il libro sono scomparsi anche gli autori, perché entrambi hanno dovuto lasciare la Calabria e vivere altrove, perché in Calabria non possono più vivere dopo aver scritto questo libro. Ne parleremo anche con Pietro Orsatti, che invece è un regista, un attore teatrale, un blogger e una persona che come giornalista si è occupato di mafia e 'ndrangheta a diversi livelli.